Salve a tutti amici YouTubers, bentrovati dal vostro Gladiatore 064 e benvenuti in una nuova puntata della rubrica Talking About. In questo video voglio parlarvi e dirvi la mia su Alessio Romagnoli, difensore centrale della Roma classe 95, che dopo un anno ottimo di prestito alla Sampdoria è stato preso di mira da diverse squadre importanti come Milan e Napoli. Cosa posso dire inizialmente su questo giocatore? Posso dire che secondo me è un giocatore veramente fortissimo, sia attualmente sia per il futuro. Un difensore che nonostante abbia soltanto 20 anni, dimostra una maturità fuori dal comune, una maturità, una convinzione, una determinazione che in pochi alla sua età già hanno. E molti si dimenticano del fatto che lui sia già bravo in Serie A, perché un conto che magari abbia fatto vedere buone cose in C o in Serie B, ma essere così bravo ed affermato in Serie A, e anche con la Sampdoria, che comunque non è una squadra da buttare via, non è una cosa da poco. Un difensore che anno dopo anno comincia a crescere sempre di più. Con la Roma già nel 2013-2014 giocava bene, ma anche con la Sampdoria ha dimostrato un miglioramento eccezionale. Delle tante caratteristiche che mi piacciono di questo giocatore, non è solo il fatto che sia un ottimo difensore centrale, ma anche perché è duttile, perché abbiamo visto che sa fare bene non solo il difensore centrale, come ho appena detto, ma anche il terzino sinistro. Ovviamente il suo ruolo principale è centrale, però ha dimostrato che anche come terzino sinistro è capace sia di essere molto bravo in fase difensiva, ma anche di proporsi abbastanza bene in attacco. È un giocatore sul quale punterei assolutamente l'anno prossimo, perché è un giocatore che non solo ti assicura buone prestazioni adesso, ma te le può assicurare eccellenti in avanti. Nonostante questo, però, in molti pensano che l'offerta del Milan debba essere accettata, ovviamente perché è un'offerta veramente molto alta. Partiamo dal principio: quando la Roma ha ripreso Romagnoli e Mihajlovic è diventato nuovo allenatore del Milan, questo allenatore ha detto che come primo obiettivo per la difesa voleva Romagnoli, perché ha considerato un ottimo giocatore, eccetera, eccetera, tutto quello che vi ho detto io adesso. La Roma però lo considera incedibile, ma dopo l'affare Bertolacci, che ha dimostrato che la Roma con i soldi vende subito, il Milan allora ha pensato: ma se Bertolacci ce l'ha venduto subito senza neanche dargli un minuto, può darsi che anche con Romagnoli, facendogli un'altra offerta, lo prendiamo. E invece no, o perlomeno fino adesso ancora no. E nonostante il Milan abbia aumentato l'offerta di milioni in milioni, passando da 10, 15, 20, addirittura 20, 20 più bonus, 22, 25 milioni che è rimasta l'ultima offerta, nonostante tutti questi soldi, la Roma continua a rifiutare perché. Non, e questo è il motivo, molti non sanno il perché di questo rifiuto. Diciamo c'è un dubbio su questo rifiuto, perché molti pensano che lo voglia fare per alzare la posta e usare i soldi per prendere Dzeko, mentre altri pensano più semplicemente che il fatto che il giocatore è incedibile. Io spero senza dubbio che sia la seconda, perché mi farebbe capire che la società che abbiamo è forte, perché pensiamoci attentamente, se tutte le società vendessero i loro migliori giocatori alla prima offerta importante che gli fanno, non riuscirebbero mai a fare una squadra forte e solida. La squadra si fa bene con i giocatori del presente, ma anche con i giocatori del futuro, e Romagnoli non è solo bravo cioè non potrà essere solo bravo in avanti, ma lo è già adesso, figuriamoci. Io sinceramente di giocatori, di difensori, però di giocatori classe 95 così forti e così affermati nella massima serie, sinceramente in giro non li trovo da nessuna parte. Un esempio è Rugani, che anche lui è giovane e molto forte, ma la Juve lo ha considerato incedibile. Però se per la Juve, che la Juve dice che Rugani è incedibile, dicono che fa bene, la Roma che dice che Romagnoli è incedibile dicono che sono scemi, che sono pazzi, che dovrebbero accettare subito. Però ragazzi, pensiamoci attentamente, Romagnoli adesso magari non gli vale 25 milioni adesso, ma ne potrà valere il doppio più avanti, ma il doppio no, però ne potrà valere tanti di più avanti. È un giocatore che ha delle ottime potenzialità sia adesso, è molto valido sia adesso che in avanti, quindi perché privarcene soltanto per i soldi? Anche perché poi, cioè, non è detto che tu prendendo un sostituto lo prendi e ti farà le stesse cose, perché molti dicono: eh sì, con questi soldi ci prendi Hummels, eccetera, ma ricordiamoci che Hummels non verrebbe a fare la panchina, sinceramente, e comunque avere tanti giocatori forti è sì, ovviamente, una cosa positiva, però non sempre, perché tu devi decidere bene chi far giocare. È importante avere sia dei titolari importanti, sia delle riserve importanti, riserve che comunque possono anche accettare la panchina. Quindi diciamo in sintesi con il mio pensiero, io penso che Romagnoli debba essere considerato incedibile, la società debba fare una conferenza, non una conferenza, un comunicato in cui dice: Romagnoli, vogliamo puntare su di lui e qualsiasi offerta verrà fatta la rifiuteremo. Perché così almeno smetterebbero queste voci, perché sono diventate insopportabili, cioè il Milan su Romagnoli, addirittura adesso è venuta fuori che il Napoli ha offerto 28 milioni per questo giocatore e la Roma abbia rifiutato, ma secondo me è una colossale stronzata.
Però secondo me per far finire queste voci sul suo conto dovrebbe essere fatto un comunicato stampa, un comunicato in cui viene detto che Romagnoli è incedibile, punto e basta, in modo tale che tutte le offerte che verranno fatte verranno rifiutate, perché come ho appena detto è inutile cercare di far crescere questi giocatori se poi li vogliamo vendere. Dopo è normale che si parla di plusvalenza, perché molti mi hanno detto ma perché dici plusvalenza? È soltanto un modo per vendere giocatori a grande prezzo e prenderne altri forti. Quello assolutamente. Però se noi vediamo i fatti, già Bertolacci è un giocatore che tu hai fatto crescere tanto per poi venderlo e farci soldi. Se anche con Romagnoli facciamo questo discorso, cioè diamo una dimostrazione che la società non è forte, perché una società forte si fa con basi forti e in una società forte di sicuro non vende i suoi migliori giocatori alla prima offerta importante che gli viene fatta. Quindi se noi teniamo Romagnoli, magari potrà essere stato un errore, magari la prossima stagione Romagnoli farà, diciamo, una stagione discreta e non varrà mai più 25 milioni. Però il fatto che noi vogliamo tenerlo e vogliamo puntarci ci fa capire che abbiamo una società forte che non vuole distruggere subito le basi che sta creando, ma le vuole tenere salde per creare una Roma forte non solo adesso, ma anche per il futuro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Alessio Romagnoli, se pensate che sia giusto da tenere e da rifiutare qualsiasi cifra, oppure se dobbiamo mandarlo via per prendere un difensore già affermato al suo posto. Questo è tutto dal vostro gladiatore Giallo 84, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!